Eccoci qui, buona giornata, bentrovati a tutti. Un'altra rassegna degli orologi di Marengo. Qui ho anche rotto il calibro, vabbè, no, ne faremo a meno. Un'altra rassegna di orologi, sono diverse novità anche oggi da vedere, da seguire, come sempre. Di Rolex anche qualcosa di nuovo c'è da vedere. Però più che altro no, per quegli orologi sono arrivate delle novità simpatiche. Per quanto riguarda quegli orologi, diciamo così, estivi da portare in vacanza, no? Cose di ottima qualità, però non impegnativi, ecco, non impegnativi. Comunque ora poi li vedremo. Intanto salutiamo la regia con Slato, e salutiamo la nostra Saretta, reduce voglio dire, dal superamento di un paio di esami, giusto, Sara? Ecco, dai, tutto bene, brillantemente superati. E andiamo avanti, andiamo avanti, dai, andiamo avanti. E facciamo vedere il primo orologio, dai, che è questo Eberhard, quello il traversetto, quello per cui chiediamo 1700 euro, è un 40 mm carica manuale. Qui c'è una storia dietro, anche un po' particolare, è dietro la creazione, la nascita di questo modello da parte di Eberhard. Sta di fatto che comunque è un bell'orologio, è visibile, una cassa a tamburo di 40 mm come diametro, con queste belle cifre arabe radiali, fondo grafica bianca su fondo nero, le lancette anche evidenti a foglia, no? E quindi la leggibilità direi che è una così caratteristica principale, la caratteristica principale di questo orologio, che appunto è carica manuale, una bella corona grande, ben dimensionata, quindi facile da ricaricare, corredato di scatola, garanzia 1700 la richiesta, zaffiro il vetro non ha la data, qui vediamo i particolari del bracciale. Fallo vedere, Sara, perché poi comunque lo stato di conservazione, come sappiamo, è molto molto importante negli orologi usati. Voi il prezzo, sì, ok, dovete vederlo, ma soprattutto rapportarlo a quello che è poi lo stato di conservazione. Ritiriamolo, grazie. Questo è un omeghino simpaticissimo col calibro 262 carica manuale, è del 1952. Per tutti quelli che sono nati in quell'anno, può essere una cosa interessante. Il cinturino è da cambiare, in acciaio la cassa, solo tempo ovviamente, dress watch, simpatico, vintage del 1952, forse ora non voglio dire d'epoca, no? Perché poi non vorrei essere offensivo nei confronti di coloro i quali sono nati poi nel 1952. E che possiamo, vintage li possiamo definire, d'epoca no, dai, proprio d'epoca no. Comunque, 800 euro la richiesta, questo è comunque un orologio che, a parte l'interesse personale che ci può essere, no? Perché sto vedendo che tanti di voi sono interessati a questi orologi in base all'anno che rappresentano, in cui sono stati realizzati, e che quando corrisponde all'anno di nascita è così intriga, interessa maggiormente. Quindi lo dico, l'anno poi è facile risalire all'anno preciso di produzione, perché con i seriali riusciamo a capirlo questo, e vedo che è una cosa che interessa molti, interessa molto. Questo è del 1952, questo Omega con il quadrante originale, 34 mm il diametro, a 800 euro ritiriamolo. Poi comunque qui c'è grande qualità, ricordiamoci che sono orologi che non hanno niente da invidiare ai pari epoca della Rolex, tanto per fare un esempio, tanto per fare un esempio, perché poi noi nell'immaginario collettivo, quando parliamo, pensiamo all'orologio prestigioso, importante, il nome che ci viene in mente immediatamente a tutti è Rolex, no? Ebbene sappiate che Omega, Zenith, eccetera, non avevano niente da invidiare a Rolex. Questo, ecco, questo è un altro orologio iconico, il Moonwatch, però questa è una versione particolare, complicata. Qui la richiesta mi pare fosse 5,4, se non sbaglio, confermiamo la richiesta. A 5,4 non ha il corredo, è una versione complicata, particolare del Moonwatch, direi lusso, ma non soltanto per quanto riguarda la finitura del movimento, ma soprattutto anche per la presenza di queste complicazioni. Appunto, le lune, le fasi lunari,
No, e basta, perché poi non c'è la data, non c'è qui, no? Quindi praticamente no, sì che c'è la data, il calendario, a ore 12 abbiamo il contatorino, diciamo, che ci indica analogicamente il giorno mese, e poi inserito in questo abbiamo le lune, le fasi lunari, quindi fasi lunari e data per questa complicazioni che sono presenti in questa versione ultra lusso, diciamo, del Moonwatch. 5.4 la richiesta, fai vedere lo stato di conservazione, direi eccezionale, peccato abbiano perso il corredo di scatto di garanzia. Lo ritroviamo nel prezzo, ovvio che se fosse stato corredato questo orologio, ecco, godiamoci un po' la vista del movimento, che è un calibro ultra rifinito. Sappiamo che il Moonwatch nasce come orologio spartano, non rifinito, di sostanza e basta, quindi iper robusto, affidabile in tutte le condizioni, eccetera. Qui hanno voluto invece, diciamo così, rifinire in maniera particolare il movimento, quindi renderlo un po' diverso, no, da quella che è poi l'anima del Moonwatch. Quindi sì, ok, è robusto, affidabile, eccetera, però diamo spazio anche a quella che è la finitura, la bellezza, il decoro del movimento stesso. Quindi è una versione, dicevo prima, appunto, lusso, 5.400 la richiesta. Il fatto che non ci sia scatola di garanzia è compreso nel prezzo, ovviamente. Ritiramelo, grazie. Questo è uno svegliarino Titus, simpaticissimo, tra l'altro qui in condizioni straordinarie. Avessi avuto lo scatto della garanzia, avrei potuto parlare davvero di fondo di magazzino. La cassa è tonno, siamo nel via di 70, 9.50 la richiesta, e questo appunto è uno svegliarino. Negli anni 70 ancora gli svegliarini erano utili, andavano, servivano, erano gli orologi degli uomini molto impegnati che avevano bisogno di scandire la giornata con gli impegni, con i numerosi impegni, diciamo, presenti nella giornata stessa, no? E con questi orologi appunto potevano queste persone così segnare, evidenziare un momento particolare della giornata, un'ora, eccetera, no? Quindi ricordare un appuntamento, un impegno o quant'altro. Cosa che oggi, vabbè, ci fa sorridere, non abbiamo certo bisogno dello svegliarino per far questo, perché abbiamo dei congegni elettronici che sono molto più comodi e precisi, se vogliamo, certo. Quindi oggi lo svegliarino rimane un orologio che ha un suo fascino, anche perché non era facile da realizzare come struttura, richiedeva molto impegno, non tutte le case erano in grado di realizzare questo modello, questa complicazione, e quindi oggi ci rimane così il fascino della meccanica di questo orologio che in realtà in quel periodo serviva tanto. Ritiralo. Poi c'era, interessante, bello, uno di quegli orologi appunto da considerare per le vacanze, no? Questo è il della Citizen, e il Diver all'automatico, il Pro Master, scatola a garanzia, è un impermeabile a 200 metri, richiedo 120 euro, un orologio, scusate, che costa 333 euro di listino, facciamo la metà, 333 diviso 2, quanto fa? No, 160, ho capito, fai 140 euro per il Pro Master, mi sono sbagliato ho sbagliato il prezzo, è praticamente nuovo, scatola garanzia, finestrella lettino per la doppia indicazione data al 12, un bel quadrante blu soleil, evidenti le sfere, le lancette, che garantiscono un'ottima leggibilità anche ovviamente in condizioni di precaria visibilità, luce in particolare. La lunetta girevole unidirezionale, abbiamo la corona, vedete, posizionata sulle ore 8, ovviamente a vita, 200 metri, scatola garanzia, Pro Master, 140 euro contro i 333 euro che costa di listino. Se qualcuno di voi lo cerca per magari fare un regalo o cosa, ne approfitti, perché a 140 euro nuovo non lo trova. Ritiralo. Come?
Sì, bisogna fare attenzione perché la corona è posta sulle ore 8 e non sulle ore 4 o 3, come solitamente siamo abituati, no? Per cui no, adesso l'hai presentato bene, va bene, ok, giusto. Ritiralo, ritiralo. Del 1963 invece questo è uno Zenith, con il calibro 40T. E qua la richiesta è 1200, ma perché è un po' più grande, attenzione, questo quant'è di diametro? È un 35, un 35, sì, 35 mm, quindi comincia a essere un fuori misura per l'epoca, no? Negli anni 60 ancora andavano di moda gli orologi 32, 33 mm, 34, ecco, questo è già un po' più grande. Cassa in oro, valse dritte, fondello ovviamente a pressione. Stellina, che è quel particolare che la Zenith inseriva sugli orologi che avevano un particolare pregio, una particolare rifinitura, ecco. Orologi che sono arrivati fino ai giorni nostri, questo ripeto del 1963, e ancora funzionano benissimo, ci fanno il loro dovere egregiamente. A testimoniare poi che la macchina orologio, quando è fatta bene, è una macchina che si usura poco, quindi dura nel tempo, dura nel tempo. Io dico sempre, la macchina che così possiamo usare, l'unica macchina che possiamo usare nel tempo, no? Come diciamo così, proprio ad uso pratico, l'unica è l'orologio, no? Perché se noi pensiamo a qualsiasi altra macchina, quando hanno 50-60 anni o non funzionano più o magari non garantiscono un servizio adeguato. Voi pensate a una macchina che sono un 850 del 1963, non sono nemmeno se c'era l'850, se ci fosse non è che la puoi prendere e andare da qua a Milano, da qua a Roma, no? Qua intendo Genova, perché ovviamente non regge. Invece l'orologio sì, questo è un orologio che è sì del 1963, ma lo possiamo indossare e fa lo stesso lavoro, ci rende lo stesso servizio che potrebbe fare un orologio nuovo, nuovo, appena comprato da un concessionario, per esempio Zenith. Ritiriamo, quindi abbiamo il fascino dell'antico, che comunque è attuale, fruibile, fruibile, ecco. Questo qua è un orologio che costa 4.950 di listino, bellissimo, questo fa parte del nuovo corso del Longines. Il calibro è l'888, è un oro rosa, 37 mm. Qua io ho chiesto, mi pare 3000, fai 3600, vai 3600, da 4950 del listino, è nuovo l'orologio, scatola garanzia, 37 mm di diametro, calibro 888 a ricarica automatica. Nuovo corso della Longines, che vedete si cimenta anche, piano piano davvero stanno riportando questo marchio ai fasti che gli competono, ai livelli che gli competono, perché è davvero un grande orologio. Longines è un grande marchio, scusate, è un marchio, uno dei protagonisti del Novecento, come marchio, parlando di orologi, e perlomeno dei primi due terzi del Novecento, fino agli anni 80. Poi dagli anni 80 in poi, dall'87 in poi, Longines ha cominciato, è stato acquistato il marchio da un gruppo, che la prima cosa che ha fatto è: basta con i movimenti di manifattura, utilizziamo gli ETA, che è una soluzione, diciamo, più conveniente da un punto di vista economico, e poi consente anche di aumentare la produzione, eccetera, no? E quindi Longines poi da quegli anni in poi ha cominciato a decadere, però come marchio, signori, era uno dei più importanti. E qua piano piano vedo che lo stanno riportando al livello che gli compete. È oro rosa, questo è oro rosa, scatola garanzia, ritiralo, grazie. Un altro orologio che non avete capito, perché insomma 1300, l'ho passato a 1300, questo Navi Master della Eber è un po' una vergogna, dov'è il calo? Un po' una vergogna, passare a questa cifra un complicato del genere, 35 mm automatico.
tripla data, fasi luna, indicazione del secondo fuso orario, dai, poi abbiamo la corona Marignan, che tra l'altro è un brevetto Eberhard, questa corona, vedete, evidenziata da questi piccoli cabochon, chiamiamoli, che permettono una facile è facilmente usabile, no? Utilizzazione, un facile utilizzo, è venuta la parola finalmente. Il quadrante bianco con i contatori tono su tono ma leggibili, vediamo ore 12, le ore cronografiche con le due finestrelle giorno, settimana e mese. Poi a ore 6 abbiamo le ore cronografiche, quindi minuti cronografiche a ore 12, ore cronografiche a ore 6 con le lune inserite, le fasi luna. Poi abbiamo a ore 9 invece l'indicatore dei piccoli secondi continui e l'indicatore delle 24 ore, La data, il giorno mese invece è indicata analogicamente, vedete che nella parte periferica del quadrante c'è la gradazione da 1 a 31, no? Che sono i giorni del mese, e c'è una quarta lancetta con lo stelo bianco, adesso posizionata più o meno sulle ore 6, quella falce di luna che termina, che fa uno scatto ogni giorno e indica il giorno del mese, in questo caso mi pare posizionata sul 16, sul 16. A 1300 euro non saprei cosa di meglio proporvi, perché poi bisogna vedere un po' il prezzo. Questo non è un orologio a 1300 euro, questo è un orologio che devo dire, da un punto di vista, poi magari in rete lo trovate anche a 2002-2005, ma ci sta, perché lì vale tutti, ritiralo, dai. Altro, no, questo è un cronostop dell'Omega, altro, però sembra un fondo di magazzino qui, se avessimo il corredo di scatto e la garanzia, davvero sarebbe un pezzo rarissimo, guardate le condizioni. Questi qui erano orologi che secondo me poi alla fine hanno fatto il passaggio diretto, noi l'abbiamo ritirato da un privato ovviamente, però hanno fatto il passaggio diretto concessionario cliente, e il cliente non l'ha mai usato, l'ha tenuto, anche perché questa persona che così mi ha dato questo orologio è un appassionato, un collezionista, aveva nel tempo, quando gli orologi non interessavano a nessuno, perché ricordatevi che negli anni 70, negli anni 80, chi comprava orologi erano di solito quelli che avevano bisogno di un orologio per vedere che ore fossero, punto, oppure magari insomma lo facevano per motivi di eleganza, no? Un accessorio particolare, eccetera, quindi erano in gran parte quelle persone, non c'erano tanti che invece erano visceralmente appassionati a questa particolare macchina segnatempo, per cui li compravano per collezionarli, per possederli, per goderseli proprio visivamente. C'erano poche persone. Oggi poi, dagli anni 90 in poi, ha cominciato a crescere questo numero di persone. Oggi devo dire sono tante le persone che sono appassionate a questo mondo, il mondo dell'orologio meccanico, Ebbene, questa era una di queste, una persona che comprava orologi in quegli anni che a nessuno interessava, quindi tanti orologi rimanevano un po' invenduti, no? Erano difficili da collocare, da vendere, e i concessionari poi magari li davano, li svendevano a un certo punto a chi li raccoglieva. Qui la richiesta, scusate, 1200, qua la richiesta è 1200. Questo è un cronostop, che tra l'altro è un orologio che ha avuto un successo strepitoso, è stato utilizzato anche come strumento di misurazione nelle Olimpiadi, e quindi perché funziona in maniera particolare. Ma quello che vi faccio notare è lo stato di conservazione, sembra uscito ieri dall'Omega. E poi abbiamo questo quadrante che ha l'indicatore dei secondi, mi pare sia un quinto di secondi, quindi davvero qua possiamo leggere il decimo di secondo, vedete che tra un secondo e l'altro, no, abbiamo questa
gradazione, questo disegno che indica proprio la minima parte, no? Il decimo di secondo. Bellissimo, oltre che utile, interessante, molto tecnico e anche molto bello da vedersi. 1200 la richiesta, ritiramelo, grazie. Questo invece è un altro di quegli orologi che propongo, che mi sono arrivati, che li ho presi più che altro per accontentare chi quest'estate vuole portare al mare o ai monti un orologio che abbia un suo perché, che abbia una sua storia, una sua identità particolare, una sua qualità, però che non sia magari troppo impegnativo, no? Questo è il Multifort di Mido. Questo orologio che costa 805 euro, lo propongo a metà prezzo, a 400. Anzi, fai 380, fai 380. È un 40 mm, è un 40 mm. E, impermeabile mi pare a 200 metri, quindi un orologio con corona vite, una cassa in acciaio, vedete tra l'altro rivestita in PVD, c'è scatola garanzia ovviamente. Questo qua è un modello, intanto che magari insomma tanti di voi non conoscono, ma sappiate che è una pietra miliare, è un orologio che la Mido ha realizzato. La Mido, intanto cominciamo a dire che è una casa che è stata fondata nel 1918, ok? Non è così un marchio sconosciuto, sconosciuto magari è più perché poi oggi non esiste più, o meglio, stanno cercando di ritirare fuori il marchio, però è una casa, era una manifattura che è stata fondata nel 1918 dai fratelli George e Henry Scheren, no? Ed era uno stabilimento che aveva 500 persone in quel periodo, tra parentesi era avveniristico perché pensate che era uno dei primi stabilimenti che aveva un impianto di climatizzazione che garantiva non solo la temperatura ideale, ma anche, diciamo, impediva così alla polvere di entrare, no? Perché gli impianti di climatizzazione inizialmente avevano questo scopo preciso, cioè di limitare l'entrata della polvere. Sappiate che dove riparano orologi, la polvere è il nemico numero uno. Non dovrebbe esserci, non dovrebbe esserci. E già questi nel 1918 erano all'avanguardia. Quindi non stiamo parlando degli ultimi arrivati. E il Multifor in particolare era un modello che la Mido ha prodotto nel 1934 ed era un orologio automatico, water resistant, antishock, antimagnetico. Quindi si allineava con quello che in quegli anni era l'Oyster di Rolex. Attenzione. Quindi quando parliamo di questi marchi ricordiamo che c'è un passato davvero glorioso. Fai vedere comunque il cinturino, no? Questo c'è scatola garanzia, il fondello tra parentesi che ci lascia intravedere il movimento che è un sellita questo a ricarica automatica rifinito con la massa oscillante dedicata, insomma una bella cosa a 380 euro un orologio che se lo cercate a livello di listino nuovo costa 805 euro. Ritiriamolo. Primo Rolex che vi ricordo, dico vi ricordo perché è un orologio che abbiamo già visto, è questo medio oro. Questo Oyster Date degli anni 70, vetroplastica, per cui chiediamo 3.700 euro. Qui abbiamo la testa in oro, il bracciale invece non c'è più e abbiamo sostituito il bracciale con questo cinturino che poi se non piace, possiamo benissimo cambiarlo, non c'è nessun problema. E fai vedere che lo stato di conservazione, comunque è un orologio che abbiamo già visto, conosciamo. Adatto al polso femminile perché è un misura media, un 31 mm, quindi automatico. Però insomma, qui abbiamo un entry level per quanto riguarda il mondo dei Rolex d'oro che oggi è inavvicinabile perché oggi i Rolex d'oro hanno dei listini davvero proibitivi. Davvero proibitivi. Ritiralo per cui, no? Un'altra casa al pari di Mido che ha un passato glorioso è l'Alpina. L'Alpino, l'Alpina, credo si pronuncia Alpina. Questo è un orologio che costa di listino 1.495. Noi l'abbiamo proposto con il 40% di listino, 1.100, 1.100. Il calibro è il 525,
a ricarica automatica. Bello anche questo, è un diver, un subacqueo, un orologio assolutamente sportivo, e da godersi appunto quest'estate. Qui c'è tanta qualità, però non costa, non ha listini proibitivi, qui siamo sui 1100 euro. L'Alpine Union Horror Legerie è una casa che è stata fondata, pensate, nel 1883, da sette soci. Quindi adesso c'è un po' una rivisitazione, un rilancio vero e proprio di questi grandi nomi della orologeria, che poi hanno smesso di operare, perché ovvio, no, tante aziende poi finivano, chiudevano, non, la produzione non andava avanti perché non c'era ricambio, no? Le famiglie magari non portavano avanti, eccetera, e quindi tante sono morte. Invece adesso c'è questo tentativo di rilanciare questi grandi nomi attraverso degli oggetti che sono davvero interessanti e validi. Guardate che bello, questo tra l'altro è in acciaio, ha la finitura PVD in titanio, che è bellissima. Avete visto sulla Carur, sul fianco, guardate che bel effetto anche così da un punto di vista estetico. Zaffiro il vetro, scatto rapido di data, automatico, impermeabile questo a 300 metri, quindi insomma sono orologi che non hanno nulla da invidiare, che so, al Submariner, da un punto di vista dell'impermeabilità, davvero. E poi un bel quadrante blu, con questa minuteria spessa, leggibile, evidente anche come luminosità notturna, assolutamente, sì. Poi c'è questa lunetta girevole direzionale. Scatola garanzia, ritiramelo, grazie. Stesso medio come prima, ma braccialato. E qui insomma il prezzo cambia, perché andiamo a... cosa avevamo chiesto? 7,4, come richiesta. Ed è anche qui un Rolex Date, però qui il bracciale l'hanno conservato, è stato conservato, quindi l'orologio è stato trattato un po' meglio, direi, perché poi il bracciale era la parte un po' più debole, no, dell'orologio. Paradossalmente è più facile che arrivi a noi dopo anni la testa, l'orologio con la macchina, e quello che si perda è poi il bracciale, no, perché il bracciale, specie se in oro, a volte insomma si rovina, si consuma, no? Specialmente se l'orologio è indossato largo nel polso, cosa da non fare, ricordo sempre l'orologio ben indossato, ben aderente al polso, specie se braccialato, specie se come Rolex ha una testa pesante, non portatelo largo, perché rovinate il bracciale. Questo vedete invece che ha uno stato di conservazione, direi, eccezionale. Anche qui non c'è scatola garanzia, 7,4 la richiesta, 31 mm il diametro, orologio adatto al polso femminile. Ritiralo, che ci vediamo questo Zenith, questo Omega del 1961, quindi quasi la mia età c'è questo orologio, 35 mm, il calibro è il 2,85 con i secondi indiretti, e qua avevo chiesto 900 euro, confermo la richiesta, ma dai, questi sono orologi che valgono sicuramente di più, dobbiamo imparare a rivalutarli, a rimetterli in circolo, riapprezzarli, ecco, specialmente d'inverno sono orologi che poi è vero vengono più apprezzati nel periodo invernale che non adesso, perché non che siano fragili, attenzione, perché questo è un orologio che lo potrete portare dovunque, poi chi ha la mia età si ricorda gli zii, i genitori, il papà, il nonno, no, che li indossavano in tutte le occasioni, perché una volta negli anni 60, negli anni 70, 80 c'era un orologio per tutte le occasioni, quindi lo zio veniva al mare, alla comunione, così andava al bar a giocare a carte sempre con lo stesso orologio, no? E quindi non sono orologi fragili, l'unica cosa che temono magari è l'acqua. E poi vabbè, adesso poi abbiamo una concezione diversa, ora vogliamo l'orologio più sportivo, più grintoso, più aggressivo, però va bene così, no? Infatti oggi
c'è la tendenza a non avere più un solo orologio per quattro stagioni, no? Ma avere l'orologio subacqueo, l'orologio elegante, il cronografo, l'orologio con la data, eccetera, eccetera. È un reverso, perché poi io avevo letto in una rivista di moda che un uomo dovrebbe, dicevano in questa rivista di moda, dicevano un uomo deve avere quattro orologi, un cronografo, un calendario, un subacqueo e un reverso. Lo mettevano il reverso come orologio must, da cui non si poteva prescindere. 900 euro, cassa oro, è interessante qui, secondo Indiretti Centrali, qua insomma c'è anche un po' di una chicca sotto il profilo della meccanica. Il cinturino è un lucertola, ma se non vi piace ve lo cambio, non c'è problema. 900 euro, ritiramelo, grazie. TOG, TOG sta per Turnograph. Questo è un orologio che abbiamo già visto, l'abbiamo proposto al 5,7, confermiamo la richiesta, non ha corredo, e ce n'è uno corredato che costa un po' di più, se vi interessa ve lo dico, non l'ho portato oggi perché mi sono dimenticato, però è corredato in scatola garanzia, quindi chi è interessato al Turnograph, abbiamo due versioni, questa che è diciamo pulita, no? Senza scatola garanzia, e invece un'altra che mi sono dimenticato di portarlo, però è arrivata, che costa di più, che è corredato di scatola garanzia, però ci vogliono anche 1500 euro in più rispetto a questo. Questa è diciamo la differenza che abbiamo tra il corredato scatola garanzia e no corredato scatola garanzia. Poi fate voi, se avete voglia di spendere 1500-2000 euro in più solo per avere il corredo della scatola della garanzia, accomodatevi pure. Io poi alla fine, mi adeguo a quelle che sono le indicazioni del mercato, perché come commerciante non posso fare altrimenti, ma sinceramente da un punto di vista così logico, l'orologio a me interessa che sia in ordine, trattato bene, a posto meccanicamente, non che abbia scatola garanzia, specialmente se la scatola garanzia indica che l'orologio è stato venduto nel 1993-94, che me ne faccio la scatola garanzia, però sono l'unico che la pensa così, perché la maggior parte delle persone invece vogliono scatola garanzia. Ritiriamole, questo determina, perché appunto siccome la richiesta è focalizzata, no? È più presente per un corredato scatola garanzia, ovviamente ne fa crescere il prezzo. Ne fa crescere il prezzo. Questo è un altro, forse mi pare l'ultimo, no, non è nemmeno l'ultimo perché poi c'ho ancora un multiform della Mido da farvi vedere. Questo costa 5,50, è un meccanica veneziana, un Nereide, che però ha la cassa in bronzo, e di nuovo questo è molto bello, è un 200 metri, costa 5,50 di listino, ve lo propongo a metà prezzo, quindi 275, quanto fa? 5,50 diviso 2, quanto fa? Aspetta che devo farlo, perché qua ci vuole la calcolatrice, 5,50, no, più che altro per non fare errori, diviso 2, ve lo propongo a 2,70, dai, 270 euro, è nuovo, cassa bronzo, automatico, 200 metri, Nereide, è un modello che la meccanica veneziana ha dedicato al leggendario sommergibile, il primo, quello realizzato nel 1917, se non sbaglio, tra l'altro nelle officine navali di Venezia, appunto, no? Il primo sommergibile italiano è stato Nereide, la meccanica veneziana ha dedicato a questo sommergibile appunto un suo modello, un suo orologio, che è questo, che è particolare perché ha la cassa in bronzo, proprio per ricordare un po' i materiali che un tempo si usavano per gli strumenti che avevano a che fare col mare, no? Che dovevano resistere al salino, eccetera, e un proverbiale metallo anti corrosione, che non veniva corroso dal sale, appunto era il bronzo.
Bello, tra l'altro, anche bronzo, il quadrante, un bel impatto, 160 euro. Ritiralo, dai, ritiralo, per carità. Questo è un altro dress watch, è un Precision della Rolex, anni 50, e qui la richiesta mi pare che era intorno ai 3,2, 3,3, una cosa del genere, fai 3,2, dai, ed è un 34 mm. È un po' il precursore del Cellini, negli anni 50 comunque ancora i cassascatto erano apprezzati, erano forse anzi più apprezzati che quello strano Oyster che non piaceva a nessuno, che la Rolex aveva tirato fuori come orologio ultra resistente, che addirittura andava sott'acqua, che quindi non veniva così aggredito da niente, no? La Rolex con l'Oyster ha voluto proprio iniziare un nuovo corso, che era quello appunto dell'orologio da indossare tranquillamente al polso, senza paura che potesse rovinarsi, che la polvere, l'umidità e quant'altro potessero rovinare. Però inizialmente questo orologio era mal visto, troppo grosso, un pataccone, spesso, no, non mi piace, no, negli anni 50 no, non piaceva, difatti questi erano invece quelli ancora più apprezzati, ancora più apprezzati. E questo è un Precision magnificamente conservato, con una bella scala della minuteria con la progressione di un quinto di secondo, e un elegante quadrante bianco in patina originale, evidenziato da queste raffinate lancette ad aga e questi indici applicati e dorati. Bello anche la cassa, o meglio le anse, che sono leggermente convergenti, non sono proprio drittissime, con questo disegno sagomato geometrico particolare. Un bel orologio, che forse troverà magari più apprezzamento quest'inverno, non lo so, vediamo. Io tanto lo faccio vedere anche adesso. Ritiralo, ritiralo. Poi c'era, eccolo qui, l'altro, un multiform, che chiude un po'. Questo costava 7,56 e lo proponiamo, anche questo lo proponiamo a metà prezzo, ed è l'altro multiform della Mido. È la versione un po' più soft, un po' più elegante. 7,56 diviso 2 cosa fa? Lo proponiamo a 3,70, anche questo 3,70, è un 40 mm con un bel quadrante rutenio, due toni, gradevole, con questa grafica bianca, queste lancette anche bianche, è un automatico ovviamente, direi una via di mezzo tra l'orologio sportivo e l'orologio così elegante, un bel padellone, un 40 mm, quindi insomma la dimensione c'è. Fai vedere il fondello, che tra l'altro credo sia con l'oblò trasparente, che anche qui ci lascia intravedere il movimento sellita, magnificamente rivisitato, rifinito, meglio rifinito, e con la massa oscillante, vedete, dedicata. Fondello ovviamente a vite, a vite, a vite. Torna un attimo sull'orologio, dove abbiamo scatola garanzia, e lo proponiamo a metà prezzo, 3,70, ritiralo, ritiralo. Poi c'era da ricordare il Polar, quello 8,3, 16,570, quadrante Polar, no corredo, perché poi insomma lì ci sarebbe stata un cambio di prezzo, ovvio, no? Perché un Polar corredato oggi come oggi supera tranquillamente i 10.000 euro come richiesta. Questo invece riusciamo a tenerlo, a contenerlo un po' come richiesta, proprio perché non è corredato. Però d'accordo, non corredato, ma devo dire conservato magnificamente, quindi non c'è niente di la cosa importante è lo stato di conservazione. Poi, parlando
di un orologio del genere, caratterizzato da questo quadrante singolare, edito in pochi esemplari, sicuramente ci sarà una rivalutazione in futuro. Perché ricordate che vabbè, è finita la festa delle speculazioni, no, sugli orologi in produzione, ok? Quindi sulle referenze che sono, diciamo, prodotte. Perché è cambiata la domanda, vabbè, ci sono tante tante ragioni, adesso non sto qui a spiegarle. Però attenzione, l'interesse per gli esemplari particolari, quindi quadranti particolari, che sono anche abbastanza rari, non è scemato quello, quello non è scemato. Quindi quando voi andate a acquistare il vintage, i quadranti particolari, virati, polar, APH, eccetera, no? Sono sempre interessanti, hanno sempre la loro domanda costante. La domanda è crollata per quanto riguarda invece quelle referenze in produzione che si trovavano fino a qualche tempo fa a cifre anche doppie rispetto al prezzo di listino. Adesso è un po' più difficile. Direi che l'unico che ha mantenuto un suo valore è il Daytona, punto. Poi gli altri invece si trovicchiano adesso nei concessionari, anche a listino, quindi chi voleva speculare, che una volta speculava, riusciva a farsi dare un professionale dal concessionario e poi rivenderlo a 5, 6 mila euro, 7 mila euro in più, adesso non è più possibile questo. Ora, se acquistate un professionale a listino, tenetelo per voi. O se lo volete vendere, più o meno ci rifate gli stessi soldi, se vi va bene. Ritiriamolo, quindi basta interessarsi agli orologi unicamente mirando ai soldi. Se siete interessati agli orologi, dovete essere interessati all'orologio, che comunque è galantuomo e nel tempo vi renderà i soldi che avete speso per lui. Però l'era delle speculazioni è finalmente finita. E poi insomma, di questo un 72-73 abbiamo chiesto 1600 euro, un calibro 613, anche questo è un orologio ampiamente proposto sotto valutazione, con una valutazione non idonea a quello che in realtà è questo orologio, questo Omega, altra grande casa che ha avuto un passato, ma anche un presente, direi eccezionale. Fondata nel 1848 l'Omega da Louis Brandt, alla Chaux de Fonds, no? E poi qui poi c'è stato un avvicinamento familiare, i due figli di Louis Brandt, Louis e Paul César, che poi trasformano il laboratorio in industria, no? Poi la trasferiscono a Bienne e insomma crescono, no? da un piccolo laboratorio sono diventati una industria vera e propria che produceva, tanto per dire un numero, nell'890 più di 100.000 pezzi l'anno, no? Ed è arrivata questo nome, questa fabbrica che ha per un certo periodo così è stata mandata avanti da una famiglia e poi è diventata una multinazionale, è stata o meglio acquistata da multinazionale, da grandi gruppi l'Omega. Però devo dire qui ci hanno il gruppo Swatch, che è l'attuale proprietario, ci sta parecchio investendo, perché gli Omega di oggi sono all'altezza sicuramente degli Omega di ieri. Questo è del 72 e 1600 euro, cassa in oro, fondello a pressione, secondi centrali, poi abbiamo un quadrante argenté, grené, la finestrella data incorniciata, gli indici e le lancette a bastone, bellissimo, questo orologio bellissimo, ritiralo. Poi c'era da vedere, o meglio da rivedere, il 116-200 del 2008, scatola garanzia, qui la richiesta mi pare fosse 7-6, 7-7, una cosa del genere, confermiamola questa richiesta,
e questi orologi poi più o meno, ecco, ancora oggi vengono venduti a quello che è il loro listino, perché poi il listino di un, se andate a cercare quello nuovo adesso, che non è più il 116-200 ma è, mi pare, il 216-200 come referenza, costa questi soldi qua di listino, quindi insomma, non è caro. Questi poi tra l'altro sono referenze che nel tempo prenderanno valore, perché ne hanno fatti anche meno, ne hanno fatti pochi per pochi anni, no? Quindi secondo me uno qua puoi comprarlo anche, diciamo così, a memoria futura, no? Perché è un orologio che ti garantisce una tenuta a prezzo, una rivalutazione nel tempo, eccetera. Ma questa è una cosa giusta, sana, che ha sempre attenuto all'orologio. L'orologio ha sempre ripagato il chi lo ha comprato nel tempo, qualsiasi qualsiasi bello orologio, stiamo parlando non di segnatempo, stiamo parlando di orologi. E c'è quello un po' più richiesto, quella marchia, quel marchio un po' più richiesto, che magari ti rende i soldi che hai speso per lui prima, no? C'è quello che invece te li rende dopo un po' più di tempo, d'accordo, ma te li rendono sempre. Cioè, perché c'è questa graduale rivalutazione nel tempo della macchina, dell'orologio, proprio perché è una macchina che si usura poco. Se vogliamo la svalutazione grossa che per esempio abbiamo nelle automobili, no? Perché ce l'abbiamo? È perché l'automobile è una macchina che si usura parecchio. La macchina che ha 200.000 km, se tu la prendi, poveretto te, hai un sacco di problemi. Una volta ti salta la pompa della benzina, poi ti salta il radiatore, poi l'alternatore, poi i freni e le pinze, cioè, per forza, no? Perché c'è un'usura. L'orologio no, assolutamente. Ritiriamolo. Poi vi ricordo un po', ecco, a 1000 euro che avevo chiesto, ma è strano che non ci sia un collezionista, un appassionato, che non apprezzi. Beh, chiaro, questi sono due reperti, diciamo, militari, storico, appartenenti alla Marina Militare, credo lettone o moldava, ma credo lettone. E 1000 euro, diciamo, la coppia. Uno apparteneva alla Marina Militare e erano in dotazione ovviamente ai Palombari, no? Ed erano due strumenti di lavoro, uno l'orologio, quello sulla sinistra, che ha un diametro enorme di 55 mm con la corona, e quello sulla destra invece è il profondimetro. Siamo negli anni 50, ovviamente, ancora in quel periodo erano strumenti molto importanti per chi per professione andava sott'acqua, i palombari di allora. Oggi sono ovviamente stati sostituiti questi strumenti dai computer, no? Che fanno molto meglio il loro lavoro, no? Sono pesanti, sì, questi sono due reperti storici. Chiediamo 1000 euro, si trattasse di Panerai, saremmo qui a parlare di 150-170 mila euro, perché anche la Panerai faceva, conosciamo il radio, no? Negli anni 40. E il profondimetro anche, no? Poi c'era anche il pugnale, perché la dotazione era orologio, profondimetro e pugnale. Un trittico che, pensate, a me negli anni 80 era stato offerto da un commerciale, non so, sì, per 1,5 milioni. sì, un trittico così, non me l'avevo offerto 1,5 milioni. Io lo guardo, questo eravamo nel 89, no? 88-89. Gli dico: ma scusa, cosa me ne faccio di questi? Ma chi li vuole? Ma chi li do questi cosi? Ma dai, ma fammi due assegni, me lo paghi poco per volta, prenditeli, dai. Perché anche questo era disperato, non sapeva dove posizionare ste ciofeche qua della Panerai, no? Che oggi hanno un valore inestimabile, no? E io non l'ho comprato per... Ed era il trittico, c'era l'orologio, il profondimetro e il pugnale, no? Cosa che io ho detto: ma il pugnale, se mi fermano con questo affare, passo ancora dei guai, se me lo trovano in macchina, cioè. E non l'ho comprato per 1,5 milioni di vecchie lire, Tu Sara non sai cosa erano le vecchie lire, la vecchia cara lira, che era quella che ci ha reso ricchi a tutti, la lira, cioè, perché la inflazionavamo, la producevamo e quindi siamo diventati tutti ricchi con la lira. Poi è arrivato l'euro e ci ha massacrato a tutti.
E vabbè, l'avessi comprato, ritiriamolo, dai, ritiriamolo. Questo invece era il Date a 3.300 euro, Date vetroplastica, metà anni 60, bello orologio anche questo, un entry level, oggi su queste cifre purtroppo quando parliamo di Rolex dobbiamo accontentarci di questi modelli vetroplastica, questo in particolare è il Date 34 mm automatico col bracciale rigirato, i primi, insomma gli entry level, io li chiamo gli entry level nel mondo Rolex, possiamo, se non vogliamo spendere tanto, così appropinquarci al mondo Rolex con i modelli vetroplastica che poi comunque hanno il loro fascino, assolutamente. Questo è un Date, appunto, fallo vedere che poi lo ritiriamo perché volevo correre, perché ho ancora tanti orologi da far vedere, E il bracciale qui è quello a maglia rigirata, ritiriamolo anche questo. Poi c'era questo Vetta col calibro 23, questo è un bel pezzo, questo è un bello orologio, tanto mi piace tantissimo il quadrante. Questi orologi a volte sono penalizzati, questi cronografi degli anni 40, degli anni 50, sono penalizzati dal quadrante che o è stato ristampato o magari è un po' così, un po' rovinato, no? Segnato dal tempo. Questo invece, mamma mia, proprio, questo è un quadrante originale. È magnificamente conservato, ancora perfettamente leggibile con tutte le informazioni greca, perché abbiamo la scala tachimetrica, la scala telemetrica, i piccoli secondi, la fascia delle ore, guardate, davvero un sacco di informazioni che dall'esterno vanno verso l'interno del quadrante, ancora magnificamente leggibili. 1.900 la richiesta, non, qui non faccio sconti, li voglio tutti, perché questo è un orologio da 2.500 euro, assolutamente. Va giù 23 il movimento, che era quanto di meglio in quel periodo, negli anni 50, negli anni 40 direi, offriva il mercato in termini di movimenti cronografici, no? C'erano i Landeron, c'erano i Vajou, c'erano i Venus, no? E poi ovviamente c'erano gli Excelsior Park e tutti questi movimenti si differenziavano per qualità. Ebbene, Vajou erano i Vajou, i Venus, gli Excelsior Park erano comunque i migliori che offriva il mercato. Quindi se tu volevi fare un bel cronografo dovevi così animarlo con uno di questi calibri, di questi movimenti, e difatti la Vetta l'ha fatto, ritiralo, poi lo lascio 2 secondi giusto per ricordarlo, 16,8, qui lo dico il prezzo perché secondo me è molto aggressivo, questo è un orologio, se avessi chiesto 20.000 euro non ci sarebbe niente da dire, ok? Se io lo vendessi, riuscissi a venderlo a 20.000 euro, non è che chi lo compra poi può farmi causa, ma fregato, ma no, assolutamente, ci sta. Ho chiesto 16,8, è ovvio che con questa richiesta, se faccio dei ritiri, le valutazioni dei ritiri che eventualmente faccio saranno proporzionate a questa richiesta. Se poi preferite andare a farvi valutare di più gli orologi da chi magari di un orologio del genere vi chiede 20.000 euro, è logico che poi non fa fatica a ritirarvi il vostro GMT a 15, ho capito, te ne chiede 20, ecco, io invece ne chiedo 16,8, non chiedo tantissimo. E questa è una cosa che dovete considerare, perché tanti di voi mi fanno questo discorso, ma il mio orologio vale, ho capito, vale. Vale, tanto chiedono, non è che vale se poi te lo comprano, che è il famoso discorso della differenza tra chiedere e ottenere, tra il dire e il fare, no? C'è di mezzo al mare, diceva. Quindi la richiesta è secondo me interessante, aggressiva, prezzo feroce, come diciamo. Se dobbiamo fare dei ritiri, ebbene, le valutazioni le facciamo considerando che
Partiamo da questa richiesta. Ritiramelo, grazie. Intanto ricordo che è del 2000, insomma, poi chi ci segue lo sa, lo conosce quell'orologio lì. Anche questo è un orologio che sono rimasto male, 1700, l'extra forte, big date, power reserve, riserva di carica, orologio che costa 3500 euro di listino, corredato di scatola garanzia. A 1700 ancora qui, strano, strano, perché poi questo è un orologio che si adatta ad essere un 4 stagioni, il suo limite è un po' l'acqua, no? Non è proprio un subacqueo, però è un orologio che direi è un bel mix di eleganza e sportività, è un orologio che può essere indossato con l'abito elegante, la giacca e la cravatta, il classico diciamo, oppure anche con la camicia, il maglione, la maglietta eccetera, no? Il giubbotto. E bello esteticamente, tra l'altro la linea extra for di Eberhard risale come disegno, come origine agli anni 50, no? Con il famoso cronografo extra forte, è tuttora prodotto l'extra forte versione cronografo. Qui hanno voluto fare una versione di questo, di questa linea dell'extra forte solo tempo, quindi non cronografo. Però, attenzione, animata dalla, evidenziata meglio, dalla big date, dalla gran data, che vedete troneggia lì sotto le ore, l'indice delle ore 12, e dall'indicatore a ventaglio sulle ore 6 della riserva di carica, che è un'indicazione che non è solo estetica, ma anche una valenza pratica importante, perché quando caricate l'orologio, vi fermate, sapete che l'orologio automatico potete caricarlo sempre, no? Non si ferma mai, con invece l'indicatore della riserva di carica vi fermate nel momento giusto, quindi non fate slittare gratuitamente la molla sulla brida. Poi bello il quadrante, dai, Soleil, Argenté, Lancette a Braga, ritiralo, che devo fare, ritiralo. Di questo anche, del 2001, scatola garanzia, condizioni da museo, 7.3. Sto parlando dell'Explorer 1, 36 mm, orologio rilanciato, rimesso in produzione dalla Rolex, che per un periodo di tempo ha fatto anche la versione 39 mm, che però adesso ha abbandonato. È ritornata ai 36 mm, realizza anche la versione acciaio oro, che a me lascia un po' perplesso, sinceramente l'Explorer 1 acciaio oro, insomma dai, come la Ferrari diesel, cioè, voglio dire, non lo so. Ci sono orologi che per, diciamo così, immagine, collocazione, no? Sono appartengono ad un mondo, quello sportivo, quello piuttosto, tra l'altro l'Explorer 1 è un orologio che noi lo associamo alla scoperta dell'Everest, quindi alle temperature estreme, ai luoghi abbastanza impervi dove devi usare un certo tipo di orologio. Visto in versione acciaio oro, a me non è che piaccia molto, come anche il Sea Dweller acciaio oro, ma cavolo, il Sea Dweller è un abitante degli abissi, degli oceani, cioè che ci vai con l'acciaio oro, non lo so, vabbè. Io sono per la differenziazione, no? Anche perché poi oggi possiamo concederci il lusso di magari avere diversi orologi, e quindi perché avere un orologio che va a 3800 metri acciaio oro, nel senso, è una mia opinione questa, condivisibile o meno, per carità, però è come si suol dire, i gusti sono diversi. Ritiralo intanto questo, che l'abbiamo già visto. Questo invece è Rouget de Bois, quello per cui avevamo chiesto, mi pare 7,5. Altro, questo è il Much More, che è una linea particolare della Rouget de Bois, che sappiamo essere Dubuis, perché poi ho il mio amico che mi corregge.
E la pronuncia, vedete, comunque ormai mi conoscete, sapete io come pronunce sia dell'inglese ma in particolare del francese, lascio molto a desiderare. E questo è appunto un modello che appartiene alla linea Matchmore, realizzata nel 1999, ed è la Matchmore, la terza collezione firmata Roger Dubuis, questo famoso orologiaio che nasce nel 1938 e poi via via studia, si perfeziona, fin da bambino è attratto dal mondo degli orologi e diventa un grande esperto, un grande restauratore, no? Poi fonda il proprio atelier nel 1980 per il restauro eccetera, e nel 95 fonda addirittura la manifattura indipendente Roger Dubuis. Quindi questi sono orologi che comunque hanno tanto di artigianale, qui la produzione è limitata, ma limitata forte, e la qualità invece è altissima. Non a caso tutte le creazioni di questa marca, di questo atelier, si distinguono per elevatissima qualità e tutti i movimenti hanno il punzone, sono fregiati del punzone di Ginevra. E anche questo, guardate che meraviglia. Ritiriamolo. Ancora Rolex. Questo è transizionale, questo a me è particolarmente caro come modello, perché comunque già c'è lo scatto rapido di data, qui la macchina è la prima versione del scatto rapido di data, la 3035, però ancora troviamo il fascino del vetroplastica, che a me, devo dire, intriga parecchio. Il vetroplastica mi ha sempre attratto, ecco, ha avuto un'attrazione particolare, ho sempre avuto un'attrazione particolare per i vetri plastica. Questo è un lunetto oro bianco, quindi la referenza è la 16014 e qui la richiesta era 4,3, 4,4, una cosa del genere. Già scatto rapido di data. Referenza quindi transizionale, attenzione, realizzata tra il 1980 e il 1988. Nel 1988-89 è arrivata intanto l'altra macchina, è cambiata la referenza ed è arrivato il vetro zaffiro anche per i modelli in acciaio, perché il vetro zaffiro per i modelli in oro è arrivato all'inizio degli anni 80, poi verso la fine degli anni 80 invece anche per i modelli in acciaio. Quindi lunetta oro bianco, bracciale jubilé, calibro 30-35, scatto rapido di data e poi c'è questo bel quadrante argentee con queste cifre romane radiali applicate in oro bianco, insomma, che conosciamo. Fai fatto vedere il bracciale come è conservato, che è in ordine, è bello, non è corredato, è peccato, ma questi sono quasi tutti non corredati. Se ne trovassimo uno corredato, sarebbe tanta roba perché è molto raro. Già sono rari, perché questa è una referenza che l'hanno prodotta, dicevo prima, solo per 8 anni, no? Dall'80 all'88. E quindi ne hanno fatti pochi, quasi tutti sono poi, insomma, le scatole a garanzia sono andate perse, perché all'epoca non c'era la cultura della scatola a garanzia, no? Venivano buttate via, e quindi oggi ce ne sono davvero pochi corredati di scatola a garanzia. Cambierebbe assolutamente il prezzo, quindi molto e di molto, Ritiralo. Quello che invece devo dire conviene acquistare, questi brand qui ancora hanno il listino come punto di riferimento che, come in questo caso, ci dice, che tipo di affare stiamo facendo. Questo è il Planet Ocean Deep Black, con cassa e lunette in ceramica, che costa di listino 13.400 euro. Io adesso lo propongo a 8.300.
ed è praticamente nuovo con scatto della garanzia. Queste sono le vere occasioni. Queste sono le vere occasioni. Qui c'è il risparmio, eh? Che risparmiare non vuol dire necessariamente spendere meno, eh? Lo dico sempre, è importante. Si risparmia quando si paga meno la stessa qualità. Questo è nuovo, questo è nuovo. Se voi andate a comprarlo adesso, lo andate a ritirare da un concessionario, non so se vi fanno il 10-15% di sconto, non ho idea, no? Su questi modelli sono abbastanza rigidi, anche i concessionari. Però comunque, poniamo, vi facciano il 10% di sconto e ve lo andate a pagare 12.000 euro un orologio del genere, no? 8.3, E credetemi, anche se lo propongo a 8.3, non c'è differenza tra un nuovo, immacolato, vergine, insomma, che andate a ritirare dal concessionario, e questo. Questo lo potete capire anche dall'immagine, no? Poi se volete delle foto più accurate ve le mando, non c'è problema. Qui c'è cascato, la garanzia, c'è tutto, c'è tutto. Il diametro qui è un 45,5, grande, questo è un orologio sportivone, è un GMT, è un diver 600 metri, con il calibro 89,06, con la certificazione Master Chronometer, no? Stabilito, davvero ha superato dei rigidi test stabiliti dal METAS, no? Che è l'Istituto Federale Svizzero che misura appunto La precisione dei movimenti. Che vi devo dire? 8.3, ceramica la cassa, tra l'altro anche questo nuovo materiale che garantisce la magneticità, antiallergicità, cioè non è allergico, un materiale che alcuni di noi poi possono essere allergici, no? Al metallo, no? Ci sono tante donne, per esempio, che non possono portare gli orologi d'acciaio, che li possono portare solo d'oro, Quindi vattene a sposare una e sei rovinato. Poi Sara, tu puoi portare gli orologi d'acciaio? Ecco, questo lo diciamo a gran voce, Sara può portare l'orologio d'acciaio, non ti dà fastidio l'argento, l'acciaio, niente, non ti dà fastidio niente, è una donna da sposare, è una ragazza da sposare. Mangi poco, no Sara? No, mica tanto, quello lì, stamattina ti sei fatta una slerfa di focaccia così, vabbè, ma sai, finché focaccia. E vabbè, ritiriamolo. Poi c'era, a proposito di orologi da donne femminili, questo Air King del 99, scatto la garanzia, e qui avevamo chiesto, mi pare, 5.4, 5.5, dai, scrivi 5.4, ormai ho detto 5.4, col quadrante bronzo. E il più apprezzato, se vogliamo, dal pubblico femminile, come Oyster, questo è senza data, tra l'altro è ancora abbastanza accessibile come cifra, scatto la garanzia, qua c'è, e 5.4 la richiesta, è un 34 mm, quindi scrivilo. La tua fidanzata mangia tanto? È esosa? È costosa? No, è parca, voglio dire, sparca, eccola, cioè non costa tanto? Stai attento, Slatto, stai attento, perché se sbagli poi sei rovinato, Che poi in genere, stai attento anche a che te lo dico, cioè, io ho avuto esperienza, perché cioè, ho un po' più di anni di te, che di solito, no, al primo appuntamento non mangiano mai niente, inviti a cena, no, questo no, ma un filo di questo, due foglie di insalata, eccetera, poi quando le sposi cambia tutto, cambia tutto. E poi magari, questo è un orologio, comunque potrebbe andare bene per la tua fidanzata, Pensaci un po', Slatto. 5.400, ritiralo. Questo invece no, questo è un orologio da gentleman, perché il Patek Philippe Calatrava, tra l'altro, nasce negli anni 30, proprio nel 1932, se non sbaglio, proprio come orologio per gentiluomo. Questo è il calibro 23-300, la referenza è la 25-91, la richiesta è 6.300 euro. E questo, insomma, il calibro 23-300, che è un calibro che hanno fatto dal 56 al 77. Questo di che anno è? Non è un po' che l'avevamo. Del 56? Questo?
Dicevo, no, di questo Calatrava, che è quello con le anse nascoste, no, che sembra, tanti lo chiamano il disco volante, no? E a questo calibro 23-300, che comunque già è equipaggiato con il bilanciere Giromax, il famoso leggendario bilanciere Giromax della Patek Philippe, con, diciamo, la regolazione inerziale, il primo bilanciere a regolazione inerziale con i massellotti. Che praticamente spostando la posizione di questi pesetti, si chiamano massellotti, ma chiamiamoli pesetti, tu puoi così regolare precisamente quindi equilibrare il bilanciere, regolare l'inerzia in maniera molto molto precisa. Lo stesso bilanciere della Rolex si è ispirato a questo famosissimo bilanciere della Patek Philippe, e anche il bilanciere della Rolex ha la regolazione inerziale, no, quindi non la racchetta, ma i pesetti, no? Rolex ha le vitine, c'ha le vitine. Il principio è quello della ballerina, no? Che se per esempio allarga le braccia, gira più lentamente, no? Se porta le braccia verso il corpo, aumenta la velocità di rotazione, no? Quella ballerina ecco, perché è un principio fisico per cui se tu sposti la massa all'esterno, il momento di inerzia, la rotazione è più lenta. Quindi spostando questi pesetti all'esterno o all'interno del bilanciere, possiamo variare la velocità di rotazione. Non so se qualcuno ha capito. Vabbè, tu hai capito, Slato? Ah, vabbè. Ritiralo, dai, bello questo. Poi c'era il Submariner, qui avevamo chiesto 10 e mezzo. È molto bello, però è corredato, scatola garanzia. Lo so quello che mi dite voi, ma si trovano, ho capito. Io qua sono un po' legato perché è un affidamento questo orologio. Sto cercando di tenerlo più basso che posso. Poi, signori miei, se riuscite a trovare lo stesso orologio, pari condizioni, pari epoca, pari tutto, a meno, bravi, che devo dire. Io ce l'ho a questo prezzo, però devo dire, ecco, che comunque è molto ben conservato. Quindi, trattandosi poi di un Submariner, non è cosa da poco, perché i Submariner sono quegli orologi molto usati, no? Come dico sempre, orologi che chi li ha li mette, li indossa tutti i giorni. Lo ha fatto per tutti gli anni 90, per tutti gli anni 80, per tutto il decennio del 2000, no? Poi vabbè, dal 2012 in poi ha cominciato a diventare un orologio importante, quindi tanti, ecco, hanno cominciato a metterlo a risparmio, a indossarlo un po' meno, no? A tenerlo per le occasioni. Non è più l'orologio quotidiano. Parliamoci chiaro, queste valutazioni uno, insomma, può dire: no, aspetta che oggi vado in bicicletta, me lo levo, no? 15 anni fa non te lo levavi, andavi in bicicletta e te lo tenevi, andavi in palestra e te lo tenevi, ecco. Adesso invece. Quindi questo, nonostante sia del 97, se non sbaglio, è molto ben conservato, molto ben conservato. Ritiralo, ritiralo. Poi questo è un altro orologio che non capite, che non avete capito. Qua mi ci vogliono gli intenditori, i buongustai, quelli che sanno che la Chronoswiss è comunque un'azienda che lavora ad altissimo livello, e qui poi possiamo anche capirlo osservando l'orologio, la cassa a tamburo, c'è questa lunetta fortemente godronata, questo coroncione a cipolla che caratterizzano l'orologio tecnicamente ed esteticamente, perché in realtà qua hanno voluto riproporre l'estetica dei primi orologi da aviatori, no? Quindi corona grossa, lunetta girevole col puntatore, eccetera. Poi qui abbiamo un quadrante anche particolarissimo che di notte diventa una vera e propria torcia, c'è una fluorescenza fortissima.
Quindi questo è un orologio che davvero chi lo acquista e lo userà quest'estate, ci sarà questo effetto particolare che lo vedi come se fosse una torcia al buio. E poi, beh, qui c'è scatola garanzia, la richiesta è 2700 euro, è un 44 mm di diametro, vedete che la corona viene indossata all'interno, no? Questo è un polso sinistro per intenderci, quindi la corona non è sull'esterno ma è sull'interno del polso, quindi non dà fastidio indossarlo. E poi no, volevo ricordarvi più che altro il movimento, qui insomma ecco qua guardando il movimento subito anche chi non si intende di orologi capisce che si tratta di una gran cosa, vedete per esempio la spirale, scusate, guardiamo il ponte del bilanciere dove abbiamo la racchetta, d'accordo, non abbiamo la regolazione inerziale, abbiamo la racchetta però è con la regolazione micrometrica, collo di cigno, e questa era una chicca da un punto di vista, diciamo così, meccanico, non solo estetico, ma garantisce una tenuta, perché poi il difetto della regolazione spirale qual era? Che tu prendevi un colpo, un movimento brusco, la spirale si spostava e ti cambiava la precisione dell'orologio. Qui non è possibile, no? Qui non è possibile perché è molto stabile. Poi guardate per esempio il ponticello aggiuntivo per così, per il riporto dei secondi centrali, no? I cosiddetti secondi indiretti. Poi guardate la finitura dei ponti, le viti azzurrate, i rubini in bella vista, cioè qui davvero anche chi non si intende di orologi, di meccanica orologeristica, capisce che c'è tanta qualità. Questo lo capite che c'è tanta qualità, non è un orologio a 2700 euro, parte che è un orologio che se lo vai a comprare nuovo costa quasi 6.000 euro, però è un orologio che avrei potuto tranquillamente, torna pure sul quadrante, proporlo a 3.500. È qua. Questo invece è del 97, il Dayjust, quello che ho proposto a 6.800 euro. Direi che possiamo proporli tutti e due insieme, Sara. Questo è del 2001, e cambia, a parte il quadrante, cambia il bracciale, uno è Jubilee, l'altro è Oyster e la richiesta è la stessa, dai, 6.800, poi comunque un po' di trattabilità c'è, un po' di trattabilità c'è, quindi se vi interessa l'oggetto, il modello in particolare, chiamateci che comunque insomma ci metteremo d'accordo, no? Anche se avete delle cose da proporci, sapete che siamo interessati al ritiro del vostro usato. E voi qualsiasi cosa vogliate anche vendere, chiamateci, prendete contatto con noi, non costa niente, tutt'al più ci saremo conosciuti, che fa sempre piacere. E vediamo, no? Vediamo. Sì, interessa, no, non interessa, va bene, interessa questo prezzo, quell'altro no. Cioè, si fanno quelle trattative, no? Questo è il più classico dei Just, il 16200 con la lunetta liscia. Sapete che poi c'è la versione con la lunetta zegrinata, che è la referenza 16220, facevano. E poi ancora la versione con la lunetta in oro bianco, che è il 16234. Questo però è quello che secondo me ha avuto maggior successo. E qui lo possiamo avere sia col bracciale Oyster che col bracciale Jubilee. Falli vedere entrambi, lasciane uno, falli vedere più che altro per far capire a casa qual è l'alto grado di stato di conservazione. Questi sono davvero come nuovi, come nuovi. E non ce ne sono tanti in giro, non ce ne sono tanti, credete, perché poi in genere questi orologi, anche perché spesso utilizzati dal pubblico femminile, chi ce l'ha se li tiene, le donne in particolare, sono molto refrattarie a dar via l'orologio. Quando lo prendono, quando lo indossano, se lo mettono, ci si affezionano e il marito lo danno via, sì, spesso, non c'è problema, lo cambiano abbastanza, ma l'orologio no, sono piuttosto refrattarie. Quindi non ce ne sono tanti, ritirameli tutti e due, questo è un altro pezzo da
non dico collezionista, ma da intenditore, qui il diametro, questo è un bel padellone dell'IVC del 1951, con il calibro 81, cioè ragazzi, qui siamo, 2005 la richiesta, il calibro 85, scusate, il calibro 85, ricarica automatica, Pellaton, chissà, sa di cosa sto parlando. Questo è un orologio raro, questo è un orologio raro, questo è un orologio raro e tra l'altro rappresentativo di un'epoca, di una cultura, ma direi che anche questo movimento è quello che ancora oggi è in vigore in IVC dagli anni 50. Dagli anni 50, quello col sistema di ricarica Pellaton, non hanno cambiato, hanno evoluto questo movimento, che poi è diventato l'852, l'8821, l853, eccetera, eccetera. Siamo arrivati fino, diciamo, al calibro 5000 dei giorni nostri, che comunque è una evoluzione di questo calibro. E ce ne sono pochi, perché pensate che l'85 l'hanno fatto dal 1950 al 1951 e ne hanno fatti 8.400 esemplari, quindi ne hanno fatti pochi. Ritiriamo, 2005 è da comprare. Questo vi dico già che ve lo propongo trattativa riservata, ecco, non mi ricordavo. Questo, vabbè, una trattativa riservata, è un Daytona ultima serie, quindi ceramica, con la lunetta in ceramica, la referenza cosa mi pare 216-500, se non sbaglio, no? Questo è dell'agosto del 2021, è stato acquistato il 18 agosto 2021, ovviamente con redatto di scatto e garanzia, quindi è un orologio che ha teoricamente 2 anni, però come tutti i Daytona è un orologio che non è quasi mai stato indossato, perché oggi sappiamo che il Daytona, diversamente di quel che era negli anni 90, che era un orologio che chi ce l'aveva se lo metteva tutti i giorni, eccetera, adesso ne vedi pochi in giro, perché comunque sono stati comprati pochi, ma è ancora utilizzato come valore di investimento, no? Quindi chi ha questi orologi poi tende a non usarli poco, ma così a tenerli lì, a maturare. E quindi ad aspettare che si rivalutino. È l'unico orologio che comunque tiene, costa 15.000, mi pare 3.50 di listino, ma è davvero l'unico orologio che sicuramente tanti di voi ci hanno provato ad averlo e non te lo danno, è molto difficile, perché comunque ne consegnano pochi rispetto alla richiesta che c'è, che è enorme. La novità principale di questo nuovo modello è appunto la lunetta in ceramica. Qui la lunetta non è più, diciamo così, in acciaio, no? Spiovente, ma è la leggendaria, la famosa lunetta Ceracron in ceramica. Declinato con due quadranti, quadrante nero e quadrante bianco. Devo dire che il quadrante bianco è un po' più richiesto, è maggiormente valutato, c'è solo un 3-4 mila euro di differenza tra la valutazione del bianco rispetto al nero. Sì, perché? Perché la richiesta è più per il bianco, per il quadrante bianco. Diversamente a come invece quanto succedeva nel vecchio Daytona nel 116-520, dove appunto avevamo la lunetta in acciaio ed era più richiesto il quadrante nero. Su questo modello devo dire la richiesta del quadrante bianco è maggiore rispetto al quadrante nero, però devo dire a me non dispiace nemmeno nero. E qui, se siete interessati, chiamateci, che ne parliamo, ritiramelo, grazie. Altro orologio per quest'estate, il Contiki bronzo, 2.300 euro la richiesta. Questo, ecco, se siete alla ricerca di un grande orologio con un
spendendo poco, ecco, la ricerca di un grande orologio spendendo poco, non perdetelo, il Contiki della Eternamatic, versione bronzo, con la cassa in bronzo, anche qui ecco questo materiale particolare che ha, cioè, è molto adatto all'utilizzo in mare perché è insensibile alla corrosione del salino, no? Conosciamo tutti. E comunque, al di là di questo discorso, comunque c'è questo fascino, no, del bronzo, che mi piace molto, devo dire, mi piace molto. Legato poi, ecco, ad un diver, direi che è un abbinamento così ottimale. Notiamo il livello, l'alto livello di finitura del movimento, con i decori che troviamo sia sulle platine a Côte de Genève, sia sulle platine che sulla massa oscillante. E un orologio che sono 2.300 euro, non c'è da pensarci. C'è lo scatto e la garanzia, un 44 mm il diametro, lunetta girevole unidirezionale, e poi abbiamo questo quadrante caratterizzato da questi, intanto ai quarti, triangoli luminescenti molto evidenti. E poi il resto degli indici sono sempre applicati a forma di così trapezoidale. E poi a ore 12 notiamo il logo della Eternamatic, i 5 pallini che rappresentano i cuscinetti, no? Per cui l'Eternamatic poi comunque è famosa per aver brevettato i cuscinetti su cui ruota, appoggia la massa oscillante, che è una soluzione che ha portato notevoli vantaggi al sistema di ricarica dell'orologio. Ritiriamolo, splendido questo 15-200, anche questo molto apprezzato dal pubblico femminile perché è un 34 mm di diametro, e qui la richiesta è 5.8, scatola garanzia 34 mm, molto ben conservato, anche qui insomma davvero c'è uno stato di conservazione da museo, museale proprio. E quadrante nero, calibro è sempre lo stesso, 32-35, rimessa rapida del datario, e fai vedere lo stato di conservazione, Sara, che qua a casa devono notare che appunto è un orologio molto molto ben conservato, e vale sempre il discorso che faccio a proposito di questi modelli, che sono orologi che di solito sono stati usati tanto, quindi trovarli in queste condizioni non è facile. Ritiriamolo. Poi c'era il WIMS della Longines, altro bel pezzo, grande pezzo devo dire, equipaggiato di scatola garanzia. Oddio, ma sai che non mi ricordo quanto l'avevamo preproposto questo orologio? 2,4? Non me lo ricordo. 2,7 mi pare. 2,7, sì. 2700 euro, forse un po' di più, vabbè, ormai ho detto 2007. È un 44 mm, orologio storico, iconico della Longines, con questo leggendario quadrante che ha la parte centrale che si regola indipendentemente. È un quadrante disegnato dal colonnello Wims, che era un insegnante dell'Accademia Aeronautica Militare Statunitense, dove si è formato anche Lindbergh, era proprio un insegnante di Lindbergh, poi Lindbergh è quello che materialmente, siccome insomma, era più giovane, ha fatto così tutti gli insegnamenti di Wims, li ha poi messi in opera con la famosa transvolata, la prima transvolata che ha fatto a bordo di un aereo, è partito dall'America, è arrivato in Europa, o viceversa, adesso non mi ricordo, è partito dall'Europa e è arrivato in America. All'epoca, negli anni 30, doveva essere una cosa abbastanza per temerari. E questo è davvero un grande orologio, ritiramelo, grazie. Poi, abbiamo ancora 2 minuti se non sbaglio, giusto Slato? Vi ricordo questo qua, qui avevamo chiesto 7,7, dai, lunetta oro bianco, 16,2,3,4 con le cifre romane arabe radiali, scusate, il quadrante Jubilé,
Quadrante bracciale Jubilé, perché anche il quadrante si chiama Jubilé. Questo quadrante è caratterizzato da questa tappezzeria di scritta Rolex, che adesso non si notano tanto, ma c'è. E ha questo nome particolare. È un 36 mm con scatola garanzia, non mi ricordo se abbiamo messo l'anno, guarda un po'. Ce l'abbiamo messo? 97, del 97. Non mi dite che è vecchio, eh? Perché se no dobbiamo dire vecchia a Sara. Beh, Sara è il 2002, il 97-2002 sei lì, Slato è da buttare, se questo orologio è vecchio, Slato lo buttiamo direttamente nell'umido. E io sono già e io, cioè, praticamente, se buttiamo via voi due, non lo so cosa ne possiamo fare. Io posso essere un reperto archeologico, faccio parte del Cretaceo. No, dai, che il 97 è un orologio nuovo, è un bambino, è un ragazzino, tanto ben conservato. L'orologio è davvero importante come è conservato, come è stato usato. Se è stato usato in maniera, se è stato revisionato, ecco, perché poi le macchine, per esempio, hanno un'usura più o meno evidente se sono state revisionate nel tempo o meno. Io consiglio a tutti di far revisionare l'orologio almeno ogni 6-7 anni, almeno ogni 6-7 anni, se no poi gli orologi, la macchina funziona a secco, senza lubrificazione, e chiaramente i componenti, le ruote, i perni si consumano di più, si producono delle tolleranze e l'orologio non va più bene, e poi dobbiamo andare a spendere un sacco di soldi perché dobbiamo sostituire quelli che sono i pezzi usurati, quindi perni, ruote, eccetera, no? Quindi fatelo revisionare ogni 6-7 anni, non aspettate di perdere il treno perché l'orologio ha ritardato, no? Perché in genere tutti fanno revisionare l'orologio quando perdono il primo treno. Oddio, come mai indietro di 10 minuti? È da revisionare. No, non aspettate. Fatelo revisionare ogni 6-7 anni massimo, anche se l'orologio va bene. Che tutti mi dicono, va benissimo, è preciso. Quant'è che non lo revisioni? 10 anni. Ma anche se va bene, poverino. Grazie che vai bene, ma lavora in sofferenza lui, Quindi fate revisionare gli orologi, specialmente se sono importanti, se hanno valore, fateli revisionare. Ritiralo, abbiamo ancora qualche secondo, velocemente vi presento questi due pezzi che sono, dai, poi per il prezzo chiamatemi, dai, ve li ricordo, lo Zenit del primo Rainbow e questo Monte Carlo del 2021, scatola garanzia. Sono, li ricordo solo, li ricordo. Il Rainbow ovviamente non ha scatola garanzia, invece il Monte Carlo sì. Se vi interessa sapere quanto costano, eccetera, mi chiamate poi o mi scrivete a trasmissione finita, perché non ho più tempo, adesso mi stanno facendo dei gestacci, abbiamo sforato di un minuto qualcosa, quindi dobbiamo assolutamente tagliare. Ringraziare tutti coloro i quali ci hanno seguito fino adesso e a cui diamo, come di consueto, appuntamento fino alla prossima settimana. Noi ci saremo con queste trasmissioni fino alla fine di luglio, poi un periodo dei primi 20 giorni di agosto saremo in ferie, riprenderemo verso il 28, 28 di abbronzati, riposati, ringalluzziti. Quindi un grazie a coloro i quali ci hanno seguito, un grazie soprattutto a Slato e a Sara, e a voi tutti una buona serata.